Buonasera, benvenuti. Primo benvenuto ai miei ospiti qui alla Biblioteca Antoniana e naturalmente a voi che avete deciso di omaggiarci con la vostra presenza qui questa sera. Ecco, un onore, veramente lo posso dire, perché nell'ambito... No, è vero, Lucia. Io ho conosciuto Lucia Marchi una ventina di giorni fa, però devo dire che per un bibliotecario come me, che combatte la propria battaglia, insomma, nell'unica biblioteca sul territorio, devo dire, avere il confronto con la direttrice della Biblioteca Casanatense rappresenta un'occasione personale enorme. Noi ci siamo intrattenute anche in un'interessante conversazione quando abbiamo avuto l'occasione di conoscerci, però io penso che questa sera Lucia fa un dono ancora più grande a tutti noi, perché la poesia è quella dimensione intima, no? Che entra proprio nella parte più intima di sé. E quindi io ho qui con me il suo libro, tra l'altro devo dire raffinatissimo, io l'ho guardato da tanti punti di vista, come facciamo noi bibliotecari, e devo dire è da questo che tu riconosci in effetti anche tutto ciò che c'è dietro, no? Tutto ciò che c'è dietro una professionalità. E io devo dire, sono onoratissima, tra l'altro anche in questa occasione ho fatto la conoscenza, ho conosciuto già precedentemente Maria Pia Ciachi per un'intervista su Eudonna che lei gentilmente, insomma, ha declinato in un articolo per me, diciamo, sul lavoro che ho svolto in questi anni relativamente alla valorizzazione di un manoscritto della biblioteca. Quindi quasi per una convergenza naturale ci siamo ritrovati tutti qui. E io vivo questa esperienza dei 3 giorni qui alla Biblioteca Antoniana come una grande occasione personale. Ecco, con Maria Pia Ciachi sono entrata nel merito di quelle che sono le dinamiche relative all'editoria indipendente, ecco, allo sforzo che c'è dietro, a un mondo culturale che lei cura. E quindi anche da quel punto di vista devo dire mi sono arricchita tantissimo, quindi veramente un sentito ringraziamento, ma dal punto di vista personale. Riguardo invece al mio ruolo istituzionale, ecco, un sentito ringraziamento a nome della Biblioteca Comunale Antoniana, perché questo luogo, contrariamente diciamo all'idea della biblioteca, ancora fatica ad entrare diciamo nell'immaginario collettivo come un servizio. Ci lavoriamo tutti i giorni, i prestiti sono aumentati esponenzialmente, stiamo lavorando moltissimo sulla diffusione di quello che è il vero diciamo obiettivo di una biblioteca. Ecco, rappresenta ancora però uno scrigno prezioso, devo dire, di attività culturali, una cassa di risonanza di ciò che il contesto locale esprime dal punto di vista culturale. E un tempo era preponderante questo aspetto e devo dire che nel tempo stiamo lavorando affinché anche la funzione della biblioteca trovi diciamo il proprio spazio su un'isola che deve imparare a conoscere i luoghi anche per il servizio che svolgo. Io non voglio sottrarre ancora tempo perché mi rendo conto che la serata è lunga e soprattutto perché mi sembra opportuno che in questo momento abbia la dovuta attenzione la nostra ospite, ecco, quindi veramente un sentito grazie anche a noi.